siamo collegati a Radio Nostalgia. Ho qui davanti a me Davide Biraschi. Ti chiedo molto semplicemente il tuo commento alla partita, poi farò altre domande. E secondo me siamo partiti non benissimo, un po' timidi. Poi però è uscito fuori il Genoa, il vero spirito del Genoa, e nel secondo tempo abbiamo fatto una grande partita, con anche spinti dalla nostra gradinata, dal nostro pubblico, e si è visto veramente il vero Genoa, le vere caratteristiche di questa squadra, di questo popolo. E sicuramente ho visto una squadra che ci ha messo il cuore, tanta grinta, e sicuramente se ci mettiamo sempre questa cattiveria riusciremo a levarci delle soddisfazioni. Volevo sottolineare un aspetto: siete usciti tante volte con i fischi, oggi però siete usciti tra gli applausi e il pubblico vi ha comunque spinto. Ieri Davide Nicola diceva: se abbiamo l'unione della squadra con il nostro pubblico possiamo farcela. Come si esce da questa situazione adesso? Si esce tutti insieme, perché noi andiamo in campo e ce la mettiamo tutta, e a volte facciamo bene, a volte facciamo male. Noi abbiamo bisogno sicuramente della nostra gradinata, del nostro pubblico, perché veramente ci dà una marcia in più. Perché quando prendi palla e senti proprio una spinta in più, come se qualcuno ti spinge ad andare avanti, e noi abbiamo bisogno anche del nostro pubblico. Quindi tutti insieme, come ha detto ieri il mister, ne usciremo e ne usciremo da vincitori. Io la faccio a te la domanda, ma non voglio neanche scomodare i singoli, ma qual è la risposta che vi date a praticamente un errore pesante a partita, cioè un errore che magari poi può compromettere la partita? Come si spiega una situazione così? Cioè, è una questione mentale, di tranquillità in campo, vista da fuori, ecco, non riusciamo sempre a spiegare. Gli errori ci stanno, ne stiamo forse ultimamente ne abbiamo commessi, sì, qualcuno di troppo, però stiamo lavorando anche sotto questo punto di vista. Sicuramente sono quegli errori che ti tagliano le gambe in quel momento della partita, quindi è difficile, però se siamo anche in grado di reagire, come abbiamo visto oggi, sicuramente dobbiamo migliorare giorno per giorno anche su questi piccoli errori, che a volte sono fondamentali in una partita, perché prendere un gol poi è difficile anche contro queste squadre in qualche modo recuperare, però lavoreremo anche su questo. Grazie, ringraziamo Davide Biraschi. E...